E siamo all'inaugurazione, il Sale Castellare del Palazzo Ducale di Urbino, di questa mostra di ceramiche dell'avvocato del prete, quindi una collezione privata che entra a Palazzo Ducale fino al 28 di agosto a disposizione del pubblico, una collezione particolarissima che torna da dove si è generata, da dove è nata, quindi una cosa molto particolare. Sì, noi siamo molto contenti di aver presentato questa nostra collezione a Urbino, perché veramente è la capitale, no? Qui che abbiamo il massimo dell'espressione della ceramica, che è poi quella del Cinquecento, la maiolica del Ducato d'Urbino, che poi è proseguita con Pesaro e con gli altri centri, ovviamente Casteldurante e Gubbio. Quindi noi siamo molto contenti perché l'ambiente è bellissimo, perché il Palazzo Ducale, le sale del Castellare, credo che sia il massimo per le ceramiche rinascimentali, ma ci stanno bene anche le ceramiche archeologiche, le classiche, quelle della Magna Grecia, quella della Grecia, quella dell'Etruria, perché poi è tutta, sono tutte legate da un filo, perché è tutta ceramica che è partita dai 2500-2700 anni fa fino al 1500 e ai giorni nostri. Quindi siamo veramente contenti di aver presentato a Urbino questa nostra collezione. È un lavoro di 20 anni. Sì, abbiamo cominciato, diciamo, in maniera scientifica ma più che amatoriale di raccogliere queste ceramiche, perché conoscevamo la ceramica, ci piaceva in famiglia, ma soprattutto nel territorio era diffuso questo gusto e questo amore per la ceramica, si regalava in tantissime occasioni. Allora abbiamo cominciato dal, come dico, 900, poi siamo risalti al 700, poi al 500 e siamo arrivati anche a quella archeologica. È così.